In questo periodo comprensibilmente si parla solo di Fallout, perché la serie su Prime Video ha riacceso l'interesse, tutti giocano a Fallout, Fallout 76 ha fatto il record di giocatori, insomma c'è grande entusiasmo e in tantissimi capitano tutti i video, chiedono quale devo giocare, in che ordine, perché, per come. Allora ho pensato di riprendere un vecchio consiglio, cioè la tier list, per farne una aggiornata ad oggi. E magari la riprendiamo se e quando dovessero uscire nuovi capitoli della serie, per dare un'indicazione, un qualche dettaglio, qualche informazione a chiunque fosse nuovo al brand di Fallout, a chiunque volesse aggiornarsi un po', a chiunque volesse magari recuperare qualcosa. Parliamo di tutta la serie, dagli inizi alla fine, e in modo che ci sia anche modo di darvi qualche riferimento chiaro su cosa giocare prima e magari cosa recuperare in un secondo momento e cosa non recuperare per niente. Allora, io non voglio perdermi troppo in chiacchiere, anche se di chiacchiere ne farò inevitabilmente tante. Quale prendo? Prendo il primo Fallout. Allora, il primo Fallout è generalmente un gran bel prodotto. Il problema del primo Fallout è che è abbastanza vecchiotto. Molto vecchiotto. Vecchiotto al punto che meriterebbe un remake, al punto che meriterebbe di essere riproposto in chiave un po' più moderna. Non so se questo accadrà mai, però resta comunque un prodotto adatto a un pubblico che non si lascia spaventare da condizioni tecniche un po' arretrate. Ad ogni modo, per struttura, per caratteristiche, trovo che sia generalmente apprezzabile, lo metto in B. Non lo considero tra i migliori, io l'ho recuperato colpevolmente con enorme ritardo negli anni e non l'ho apprezzato tanto quanto l'avrei apprezzato se l'avessi giocato al debutto sul mercato, però resta comunque un progetto di valore. Vabbè, andiamo in ordine. Fallout 76. Dunque, Fallout 76, che è il più recente, che è il più giocato in questo periodo, è un titolo molto più improntato sull'azione. In Fallout 76 la componente olistica è abbastanza ridimensionata rispetto a quello che il brand ha fatto in altri capitoli. È comunque un progetto che si è evoluto bene nel corso degli anni rispetto al lancio. Il lancio era un disastro, ragazzi, il gioco totalmente lontano da quello che Fallout ha sempre rappresentato. In questi anni ormai si è evoluto, si è arricchito, ha messo dentro parecchio materiale che lo avvicina alla vera essenza di Fallout, però non rientra comunque nel mio gusto assoluto. È un prodotto accettabile, onestamente, però lo trovo tra i più fiacchi, tant'è che io personalmente per mio gusto, e qui parliamo di mio gusto, lo metterei C. Onestamente sì. Poi Fallout 3. Allora, Fallout 3 è invecchiato, è passato un sacco di tempo, quello che vi pare. Però, secondo me, al netto della necessità che si avrebbe di un remake, resta il Fallout più bello. Uno dei Fallout più belli, quantomeno. Un prodotto con una componente olistica profondissima, con una libertà che viene concessa al giocatore che secondo me è inarrivabile, perché effettivamente tu ti senti padrone della situazione, ti senti in grado di condizionare concretamente ciò che accade intorno a te, e non solo per quanto riguarda le singole persone che incontri, ma anche per interi contesti. Per cui è un progetto che all'epoca fu clamoroso perché riuscì a fare cose che per certi versi sembravano impossibili. Per me è assolutamente da mettere in tier S. Credo che sia tutt'oggi godibilissimo. Mi auguro vivamente che chiunque avesse scoperto il brand di Fallout grazie alla serie di Prime, di Amazon Prime, non se lo lasci scappare. Attirato magari dal più popolare in questo momento Fallout 76, perché qualitativamente c'è secondo me questo stacco piuttosto evidente. Fallout 2 vale un po' lo stesso discorso fatto per il primo Fallout. Progetto sicuramente solido, soprattutto all'epoca, ancora oggi apprezzabile, sempre che si abbia la capacità di guardare oltre una struttura, un design ormai vecchio. È comunque consigliabile agli appassionatissimi del brand che volessero recuperarsi tutto, potrebbe essere difficilmente fruibile da generazioni un po' più giovani, ecco, perché l'ostacolo tecnico secondo me è veramente notevole, anche da un punto di vista proprio di accessibilità, di gameplay, un po' tutto, però io lo metto sempre in tier B insieme al primo Fallout.
Poi Fallout New Vegas. Allora, Fallout New Vegas è una continuazione dell'ottimo lavoro fatto con Fallout 3. C'è chi lo preferisce addirittura a Fallout 3, comprensibile. Per certe cose lo preferisco anch'io, per altre un po' meno. Ho trovato Fallout New Vegas un pochino meno in linea con le mie corde per alcune cose narrative. Cioè, nel senso, mi sono sentito più coinvolto dalle vicende di Fallout 3. Ma anche Fallout New Vegas, diciamo che prende la stessa struttura di Fallout 3 e per certi versi la esalta, la sviluppa. Sono, e lo metto subito in TRS anche questo, sono due giochi che offrono una quantità di quest tra primarie e secondarie, attività opzionali, una quantità clamorosa di attività. E tutte con la piena consapevolezza di poter fare quel che si desidera fare. Nessuna quest è praticamente a sviluppo predefinito. Cioè tutto può essere in qualche modo condizionato e si ha sempre la percezione di poterlo fare. Cioè la libertà decisionale alla base di questi due giochi è, secondo me, straordinaria e ancora oggi li rende due prodotti godibilissimi per chiunque abbia un minimo interesse verso i giochi di ruolo. Hanno appunto un contesto molto affascinante, ricco di segreti, ricco di sorprese. Esplorate, qualora non li abbiate mai giocati, esplorate tutto. Nei luoghi più imprevedibili potrebbe nascondersi una quest, un segreto, qualcosa da vivere, per cui consigliatissimi. Fallout Tactics. Allora, Fallout Tactics devo dire che non rientra tantissimo nel mio gusto. Li ho preferito, qui parliamo sempre dei Fallout di un'epoca passata, li ho preferito per mio gusto i primi due Fallout. È un progetto, anche questo, lontanissimo nel tempo, potrebbe essere difficile da apprezzare oggi. Vi consiglio comunque di provarlo, anche perché veramente i primi tre, cioè Fallout 1, 2 e Tactics, ve li tirano dietro ormai. Ogni periodo di saldo li trovate veramente a cifre irrisorie, più che potrebbe valere la pena di recuperarli. Però anche qui confesso che mi piacerebbe tanto poter vedere una rielaborazione più moderna. Quindi lo metto in B insieme agli altri due. Poi Brotherhood of Steel. Allora, questo è il gioco che tendenzialmente non viene mai nominato, che ci fa capire anche l'autore di questa tier list che, insomma, la sua posizione è qua, e lo metto subito anch'io, non contesto. È un titolo che uscì, se non ricordo male, nei primi 2000 su Xbox e PlayStation 2, mi pare, sì, per dire quello. Un gioco, adesso io se riesco a trovare qualche clip ve la propongo, in modo che comprendiate, ma è veramente un progetto lontanissimo da quella raffinatezza, da quella cura per i dettagli, da quel valore, da quella profondità che il brand ha sempre dimostrato e che tuttora dimostra anche con le ultime iterazioni. Ma quello veramente sembra un gioco sviluppato così, per non si sa bene quale fine, non si sa bene quale scopo, non si sa bene perché, che forse è la domanda più... Cioè, perché l'hanno fatto? Non... Però è curioso che non venga mai nominato. Tempo fa parlammo della serie di Fallout e io non lo nominai perché l'avevo anch'io rimosso. Giocato peraltro da pochissime persone. Io da te che non ne ho una copia, ci ho giocato, non mi ricordo neanche io dove, ma non era a casa mia. Però, insomma, lo lasciamo lì e questo possiamo dire che... Qualora siate diventati fan di Fallout, potete anche far finta che non esista, ecco. Poi, Fallout Shelter. Allora, Fallout Shelter è un titolo che io negli anni ricordo ancora con piacere, perché è totalmente lontano da quello che Fallout ha sempre proposto. Non c'è la componente ruolistica, non c'è la componente esplorativa, tutto si svolge nel vault. In un vault che va costruito, gestito, amministrato, e la componente gestionale alla base di Fallout Shelter è irresistibile. Io ricordo che qui sul canale all'epoca facemmo anche una serie meravigliosa con tutta la community che partecipava, dando il nome ai propri personaggi. Era un po' agli inizi del canale, ma fu divertentissimo perché riuscimmo a prendere la vera essenza del gioco e a farci qualcosa di meraviglioso. Gioco semplice, ma molto meno semplice di quanto appaia, nel senso è più profondo di quanto può apparire. Io l'ho trovato divertentissimo,
lo straconsiglio a tutti perché è leggero, ma quella leggerezza che non diventa banale, stupida, e nell'ultimo periodo è stato anche arricchito da più di qualche contenuto, chiaramente marginale, però legato proprio alla serie di Amazon, e di conseguenza lo metto anche in virtù, è gratuito Shelter, se non ricordo male, per cui lo metto assolutamente in A, perché il rapporto qualità-prezzo, contenuti e divertimento, secondo me è altissimo, per cui assolutamente da provare. E poi, ragazzi, Fallout 4 si chiude col chiacchieratissimo Fallout 4, titolo difficile da raccontare senza dover fare un sacco di precisazioni, perché il Fallout 4 base, quello privo di mod, privo di tutto, è un progetto sufficiente, più che sufficiente, direi buono, perché conserva parte della profondità di Fallout 3 e Fallout New Vegas, ma diciamo che prende maggior spazio la componente action, andando a rosicchiare qualcosa dalla componente rollistica, andando a limitarla un po', ma senza tradirla tutta, o buona parte, come poi invece è accaduto in Fallout 76. È un prodotto quindi che riesce ancora a offrire tanto, pur proponendo tanta azione, che ho apprezzato, non tanto quanto Fallout 3 New Vegas, ma comunque ho apprezzato. Però, e qui arriviamo alle precisazioni, Fallout 4 con l'ausilio delle mod è un altro gioco, che si avvicina tantissimo al valore di Fallout 3 di New Vegas, tantissimo. Cioè Fallout 4 con le mod può veramente trasformare tutto quello che c'è in Fallout 4 e avvicinarlo tantissimo ai due che stanno in tier S. Quindi io oggi, tenendo conto della sua condizione sia base sia con le mod, lo metterei in tier A. Quindi, andando a chiudere la questione e racchiudendo in poche parole i consigli, trovo che Fallout 3 New Vegas siano irrinunciabili per chiunque si avvicini ancora oggi alla serie, nonostante la loro età. Non lasciatevi scoraggiare dalla grafica magari non così wow, perché meritano tanto. Shelter e Fallout 4 sono, per due motivi diametralmente opposti, consigliatissimi. Questo è più leggero, da bagno quasi, se vogliamo. Fallout 4 con le mod è un capolavoro. Poi, tier B, ci mettiamo il vecchio corso. Prodotti validi ma difficili da apprezzare, secondo me, specialmente per un pubblico di giovanissimi. Tier C, Fallout 76, sì, è migliorato, sì, è cresciuto, ma secondo me è ancora un gradino sotto a tutto il resto. Per mille motivi non ha quell'anima, secondo me, di Fallout che io mi aspetto da un Fallout. È chiaramente diverso, perché parliamo di un survival molto più marcato, con dinamiche da gioco online, per cui ha tutto un altro sapore. Proprio però per questo grande sapore, per me, non riesce a trasmettere tanto quanto gli altri capitoli. E poi TRD non c'è nulla, per fortuna, e poi c'è Brotherhood of Steel, e lo lasciamo lì, tranquillo, che nessuno lo disturbi, per cortesia, fatelo dormire e lasciatelo là, ok? Ecco, ragazzi, credo che questo sia tutto, spero che questa tier list, oltre a rappresentare un momento per chiacchierare, vi possa risultare utile, per magari puntare certi prodotti, e dare priorità a certe cose, però diciamo che generalmente, al di là delle battute su Brotherhood of Steel, se vi dovesse capitare, provate anche quello, vi fate un'idea del brand a 360 gradi, e magari potete anche godervi meglio quello che hanno fatto su Prime e un'eventuale serie 2 che appunto aspettiamo tutti con ansia. Vi rimando a sto punto, qualora vi interessi, anche al video che ho fatto insieme a Elisa sulla serie TV, se volete recuperare anche quello. E, ragazzi, il discorso delle tier list vi ringrazio per averla suggerita, come io non sapevo bene come proporre tutti questi argomenti in un solo video. La tier list è stata una bella idea, se volete le facciamo un po' periodiche, potrebbe essere carino. Tipo, se fra due anni dovessero uscire un paio di giochi nuovi, potremmo anche rivedere la tier list sulla base delle novità. Però ecco, vorrei avere questi contenuti come una sorta di fotografia di un periodo. Adesso siamo ad aprile, quindi aprile abbiamo questa, aprile 2024 chiaramente. Però potremmo farle anche per altri brand, se vi va fatemi sapere quali, e andiamo. Tanto, insomma, potrebbe essere un contenuto periodico da fare di tanto in tanto. Ragazzi miei, un abbraccio, aspetto ovviamente un vostro commento, la vostra tier list lasciatela nei commenti, e noi ci vediamo alla prossima.